Buon Natale a tutti carissimi horror maniaci e benvenuti allo special natalizio di Horror Box. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. E sì, ditelo tranquillamente senza peli sulla lingua. State invidiando il mio gusto nel vestire. E come darvi torto? Non so voi, ma io amo il periodo natalizio. Amo l'atmosfera, gli addobbi, le canzoni, le grosse abbuffate in famiglia. E soprattutto i film natalizi. Chi di voi non ha mai visto i grandi classici di Natale? Da Mamma ho perso l'aereo a Mamma ho preso il morbillo, passando ovviamente per Il Grinch e Nightmare Before Christmas. E non tralasciamo anche le commedie nostrane come Il regalo di Natale del buon Pupi Avati o i sempreverdi Vacanze di Natale. Ma secondo me non c'è miglior modo di passare le vacanze di Natale se non quello di radunarsi con tutta la famiglia a vedere un bel film horror. Infatti oggi sono qui a consigliarvi i migliori horror natalizi che potrete vedere durante questo periodo. Detto questo, iniziamo. Elves. Partiamo con un film che in appena 90 minuti racchiude tutto lo spirito del Natale. Con un rito satanico, un bambino che spia la sorella maggiore mentre si fa la doccia, un babbo Natale che palpa delle minorenni, una donna che uccide un gatto annegandolo nel water, droghe pesanti e un bel incesto. The man in the study is your grandfather. And your father! In questo film, tre ragazze compiono un rito satanico contro il Natale, ma finiscono per evocare per errore una creatura che chiamano Troll, che tecnicamente dovrebbe essere una sorta di mostro deforme, in realtà è semplicemente un pupazzo obbrobrioso che sembra aver avuto un ictus. E ora che la magia del Natale comincia a scorrervi nelle vene, passiamo al prossimo film. Un minuto a mezzanotte. Un film del 1989 con una produzione franco-statunitense. Il film, ve lo dico subito, fa cacare. Ma se volete farvi quattro risate in compagnia, ve lo consiglio caldamente. Thomas è un bambino benestante che vive in un villone fuori città. Sua madre è a capo di un'azienda che produce giocattoli. Per la vigilia di Natale decidono di riempire le strade di persone mascherate da Babbo Natale. Uno di questi viene licenziato dalla signora dopo aver trattato male una bambina. Decide così di vendicarsi su Thomas andandolo a trovare. Fatto curioso di questo film è che per combattere il Babbo Natale maniaco, Thomas usa delle varie trappole che ha piazzato nella casa, create da lui stesso, ed è uscito un anno prima di Mamma ho perso l'aereo. Quindi zitto zitto Chris Columbus potrebbe aver scopiazzato un po' da questo film. Ma anche se fosse, questo film resterà una merda mentre Mamma ho perso l'aereo un classico. A Christmas Horror Story. Ditemi quale modo migliore di passare il 25 dicembre, se non quello di mettervi al caldo e gustarvi una storia che emana spirito natalizio da ogni poro. In Christmas Horror Story possiamo vedere il buon Santa Claus dare la caccia al Krampus, che nel frattempo gli aveva infettato gli elfi facendoli diventare una sorta di elfi zombie. E se non vi basta questo per vederlo, vi dico che c'è William Shatner. Chi è William Shatner? Il famosissimo Capitano Kirk della saga di Star Trek. E se non lo sapevate, è stato il suo volto ad ispirare la maschera di Michael Myers. Passiamo ora a Jack Frost. Vi ricordate quell'emozionante film di Natale con Michael Keaton dal titolo Jack Frost? Ma sì, quel film dove un padre di famiglia purtroppo a causa di un drammatico incidente d'auto perde la vita. Ma a Natale dell'anno successivo torna sotto forma di pupazzo di neve per ritrovare i propri cari, riabbracciando così suo figlio e sua moglie. Beh, non sto parlando di quel film, bensì sto parlando del film uscito l'anno prima, con l'omonimo titolo di Jack Frost, dove un serial killer torna in vita come pupazzo di neve assassino, dopo essere stato condannato alla pena di morte. E questo film ha anche un sequel, Jack Frost 2, Revenge of the Mutant Killer Snowman. Andiamo, è il film perfetto da far vedere a quel cugino che vi sta un po' sul cazzo. Fate partire il film, fate spaventare il ragazzino, e quando qualcuno verrà a lamentarsi che l'avete fatto impaurire, mostrate il film di Keaton.
dicendo che è l'emozionante storia di un pupazzo di neve che torna in vita grazie alla forza dell'amore. Black Christmas, film del 2006 e remake di Un Natale Rosso Sangue del 1974. Questo film credo che sia il migliore dei tre. Sì, perché oltre a questo e all'originale è uscito un altro remake. Che madonna mia, penso che la mia merda sia più piacevole da guardare. In questo film una confraternita femminile è vittima di un serial killer appena evaso di nome Billy. Ovviamente, guarda caso, l'attuale sede della confraternita era la vecchia casa di Billy, dove vide sua madre uccidere suo padre, farsi poi un amante e in una sera di particolare eccitazione fare visita a suo figlio segregato in soffitta. E come per magia, 9 mesi dopo, Billy ha una sorella, figlia, sorella, Natale di sangue. Conosciuto anche con il titolo Silent Night, Deadly Night, lo ritengo uno degli horror natalizi migliori di sempre. In questo film un bambino, anche lui di nome Billy, viene a sapere da suo nonno cosa fa Babbo Natale ai bambini cattivi. E se già non fosse abbastanza traumatizzato da quel racconto, quella stessa sera un criminale uccide i suoi genitori. Viene così portato in un orfanotrofio dove passa la maggior parte della propria adolescenza. E non è che qui gli vada meglio, dato che la madre superiora trova ogni scusa per metterlo in punizione. Una volta diventato adulto, trova lavoro in un negozio di giocattoli. E la sera della vigilia di Natale il suo capo ha la geniale idea di farlo travestire da Babbo Natale per fare delle foto con i bambini. Da quel momento Billy impazzisce e, credendo di essere il vero Santa Claus, va in giro per la città a uccidere chiunque ritenga che si sia comportato male. Negli Stati Uniti questo film ha avuto un enorme successo, a tal punto da avere addirittura 4 sequel, purtroppo mai usciti in Italia. E uscì addirittura un remake nel 2012, grazie a Dio uscito in Italia dal titolo Silent Night, remake che si distacca parecchio dal film originale. Per esempio, non viene mai menzionato il personaggio di Billy e il suo legame con il Natale. C'è solo questo bestione psicopatico vestito da Babbo Natale che va a uccidere gente che secondo lui si è comportata male. È chiaramente un horror più moderno, cupo dall'inizio alla fine, con un assassino che non mostra mai il suo volto, non parla mai ed è apparentemente inarrestabile. Passiamo ora a Krampus, Natale non è sempre Natale. Questo film del 2015 ha portato in America la figura del Krampus, figura nata principalmente in Italia, Croazia, Slovenia e Austria. E da lì ovviamente ne sono usciti un'infinità. Krampus Unleashed, Krampus The Reckoning, Krampus 2, Krampus Origins, Mother Krampus e tanti altri. Parlando di quello del 2015, devo dire che tende di più alla fiaba horror che al film horror vero e proprio. La trama è di questo bambino che ha una famiglia di teste di cazzo. Lo bullizzano in continuazione e nello stesso tempo i suoi genitori non si amano più. Il suo odio per il Natale richiama il Krampus, che in questo film è definito come la parte cattiva di Babbo Natale. Ripeto, rimane molto fiabesco. Anche se, personalmente, ritengo la parte più spaventosa non tanto l'arrivo del Krampus, quanto la scena dei titoli di testa al centro commerciale, dove ci viene mostrata una mega rissa tra le persone che cercano di accaparrarsi più roba possibile. Una grandissima presa per il culo alla società consumistica statunitense, che predica bene con le loro canzoncine e i loro messaggi di gioia e di altruismo, e razzola male, visto che si riempiono di botte solo per accaparrarsi un televisore. Medaglia d'argento va a Christmas Evil, film disponibile solo in versione sottotitolata che vi straconsiglio. È a tutti gli effetti un horror dimenticato. Inoltre neanche io sapevo della sua esistenza fino a poco fa. E mannaggia a me, mi stavo perdendo un capolavoro. In questo film il protagonista, Harry, scopre che Babbo Natale non esiste. Ma in che modo? Vedendo il padre travestito dall'uomo in rosso mentre palpeggia sua madre. Che per carità, tecnicamente non c'è niente di male. Se fosse stato un altro bambino gli avrebbero fatto il discorso della cicogna e del fatto che una mamma e un papà, quando si vogliono tanto bene, fanno la lotta. Ma in generale Harry non la prende molto bene. Infatti una volta adulto decide di diventare lui stesso Babbo Natale
per impedire ad altri bambini di soffrire come ha sofferto lui. Lo vediamo vivere infatti in questa casa dall'atmosfera fortemente natalizia, ma anche fortemente inquietante. Voi vi ricordate per esempio cosa vi dicevano da piccoli su Babbo Natale? Ci dicevano di fare attenzione, poiché Babbo Natale ci osservava, controllava se eravamo o meno dei bravi bambini. Ed è esattamente quello che fa Harry. Si apposta sui tetti con un binocolo ad osservare i bambini del vicinato, per vedere se si comportano bene o si comportano male. Solo che se lo fa Babbo Natale è magia, se lo fa un adulto sui 40 anni è pedofilia. Inoltre ha anche la sua immancabile lista dei bambini buoni e quella dei bambini cattivi, dove riporta nome, cognome e ciò che hanno fatto. E manco a dirlo, lavora in una fabbrica di giocattoli. Ma aspettate, aspettate, non è finita, perché in tutto ciò lui è triste per aver avuto una promozione, perché è passato dalla catena di montaggio agli uffici. Infatti cerca sempre di spronare i suoi colleghi ad una maggiore produttività, ma non per chissà quale ragionamento sul profitto, perché lui ricorda a tutti loro che non stanno producendo dei semplici giocattoli, bensì dei sogni per i bambini. Poi, una volta che si rende conto della cattiveria degli adulti, va in giro per la città travestito da Babbo Natale, dispensa doni a tutti i bambini e uccide gli adulti stronzi. Proprio il supereroe di cui avevamo bisogno. E il finale, ragazzi, il finale, vi giuro, vi farà rimanere a bocca aperta. È un misto tra geniale e ridicolo nello stesso tempo. E concludiamo con Better Watch Out. Questo film l'ho adorato. È un piccolo capolavoro che non ha assolutamente avuto la rilevanza che merita, ma fortunatamente è disponibile su Amazon con un Blu-ray della Midnight Factory. Mamma mia quanto sto sputa oggi! Dicevo, è disponibile come Blu-ray della Midnight Factory. È una boccata d'aria fresca sia per un film di Natale che per un film horror. Il film parla di Ashley, una ragazza che fa da babysitter a un certo Luke, un ragazzino che vive nel suo quartiere. Questo Luke, pur essendo solo un dodicenne, nutre dei forti sentimenti per Ashley. Durante la sera, però, i due vengono presi di mira da un malintenzionato che sembra essersi appostato fuori dalla casa di Luke. Il bello è che praticamente di ciò che accade nel film non vi ho detto nulla. Guardatelo, insieme a della gente, che siano parenti, che siano degli amici, qualcuno. Non è un film da vedere da soli, è spaventosamente divertente, è uno spreco vederlo da soli. Vi terrà incollati allo schermo. Succedono talmente tante cose che non vi annoierete mai. Ogni scena è piena zeppa di situazioni e a parer mio la storia è anche originale. Questo film è l'horror natalizio per eccellenza, da vedere assolutamente, ad ogni costo. Di horror natalizi ce ne sono un botto, alcuni sfortunatamente mai usciti in Italia. Posso fare delle menzioni d'onore come Santa Claus, Satan Claus, Non aprite prima di Natale, Santa Sleigh, A Cadaver Christmas e uno dei grandi classici del genere, ossia Gremlins. Detto questo, io vi auguro un felicissimo Natale, pieno di allegria, spensieratezza e divertimento. Io vi ringrazio per i 4.000 iscritti. Sinceramente da voi non mi sarei potuto aspettare regalo migliore. E noi ci vediamo ad un prossimo video.